Ciao a tutti signori del canale Grammar Channel, sono Dex e benvenuti in questa nuova rubrica che dovrebbe chiamarsi In due parole. Vi spiego, in questi video che farò cercherò di riassumere certi giochi che mi hanno colpito sia in positivo sia in negativo con due termini, che spiegherò sia i motivi sia cosa significano proprio i termini. Questa rubrica è sperimentale. E vorrei tutto il vostro sostegno nei commenti soprattutto, perché vorrei costruire qualcosa con voi, Candele. In poche parole, con i vostri commenti potete darmi dei consigli su come strutturare la rubrica, su cosa dire, su anche cosa recensire. E io, mano a mano, andando avanti negli episodi, ascolterò certi consigli e modificherò questo format, come vogliamo chiamarlo, sempre prendendolo con le pinze. Quindi questa è la mia idea per andare un po' avanti, insomma, per migliorare. Per il resto vi lascio all'episodio di oggi che tratterà di un gioco. Eh sì, è una cosa molto inusuale. Il gioco di un canale di giocatori. Come mi è venuta questa idea? Cioè, sul serio vi interessa perché mi è venuta questa idea? Vabbè, in poche parole, ho giocato a un titolo veramente ribrezzevole. Ribrezzevole. X. E mi è venuta questa idea di comunicarlo in una maniera più rapida e veloce possibile a voi. Quindi questa rubrica deve essere un lampo. Perciò solo due parole. Non è che mi metterò a parlare di titoli o giochi immensi o complessi o con tanto longevi o roba del genere. Prenderò in esame piuttosto titoli free to play o comunque veloci. Il gioco che appunto mi ha fatto venire questa geniale intuizione. Si chiama Archblade, come cazzo volete chiamarlo, ed è un titolo free to play uscito recentemente. Ci ho fatto anche quelle cose che chiamano let's play. Proprio la prima volta che ci ho giocato, e subito dopo quella volta l'ho disinstallato. Archblade si basa su due. Queste sono quattro. Due meccaniche di base. Picchiaduro, quindi un gioco di combattimento, e l'online, infatti è prettamente online, a meno che non vogliate fare il tutorial fino alla fine dei vostri giorni, e voi non volete questo, vero? Comunque, questi due punti sono un completo fallimento. Tutti e due. Per quale motivo? Perché questo gioco è sia caotico, enormemente caotico, e sia un bug di per sé, perché non doveva essere programmato. È stato un enorme errore dei programmatori, secondo me. In pratica, la prima cosa che si nota, a parte lo spiazzamento che hai dopo il tutorial, perché il gioco non ti spiega che devi comprartelo un personaggio per giocare, te lo devi comprare con le monete del gioco, ma non ti viene spiegato niente. Comunque, va bene, dici, giochiamo. Clicchi su Fight, e ci sono 47.000 server. Con 0 persone, 0 persone, 2 persone, 2 persone, con dei numeri variabili di persone massime. Allora tu clicchi su un server e i casi sono due: o trovi un server completamente vuoto, in cui ci stai soltanto tu, e casomai tua madre si sta nell'altro computer a giocare anche lei ad Archblade, come cazzo si chiama, oppure un server che dice 7 su 8 persone, clicchi per aggiungerti, il server è completo. E così stai almeno una buona mezz'ora soltanto per trovare un server per farti la prima partita, per capire di che cazzo si tratta, perché il tutorial non te l'ha spiegato. Ti ha detto clic sinistro attacchi, clic destro attacco potente, queste puttanate. E questa è la prima cosa che volevo comunicarvi su questo titolo. Quindi non perdete tempo nemmeno a scaricarlo, perché perderete ancora più tempo dopo averlo scaricato. Senza contare che molti hanno delle connessioni basse in Italia, quindi ci vorrà anche abbastanza tempo. E poi dovrete aspettare secoli per trovare un server. Dovrete avere mazzo, culo, come cazzo lo chiamate? Fortuna. Ecco. Il secondo motivo e la seconda parola sarebbe caotico, perché questo gioco ti mette in mezzo a un'arena abbastanza grande con altri giocatori, tanti giocatori, tipo 8 persone, senza spiegarti qual è l'obiettivo di quella cosa. E tu ti ritrovi a pigliare cazzotti gente random,
senza conoscere bene il personaggio che hai acquistato, perché i vari personaggi hanno degli stili di attacco diversi, degli attacchi speciali diversi, ciò non ti viene spiegato, non ti dicono, che ne so, lo scheletro lanciateschi, la tizia col culo da fuori fa le puzze, queste cose non ti vengono dette. E quindi stai in mezzo a questo campo e dici, oh, un tizio, uccidiamolo, vai a picchiarlo, ti arriva un altro tizio dietro, un altro ancora, e picchiano te, poi picchiano l'altro. È una orgia in negativo. Come potrei descriverlo? Un combattimento all'ultimo sangue senza senso. Non ci sono due fazioni, due squadre, oppure dei seguaci di un piripacchiolo che combattono contro i seguaci di un culo. Ci sono gente. Come se incontrassi gente in mezzo alla strada e dicessi, ehi! Pah! E poi arriva un altro da dietro, dice scusa ma mi consenta, PUM! Tutto ciò non ha senso. Vince chi fa più kill. Poi dicono che i videogiochi non inciatano, non inciatano, non inciatano alla violenza. In questo caso mi sa proprio. Poche parole, Arcblade non ha senso. È un bug, è completamente caotico. I server fanno schifo, le combo sono casinare e per usare i comandi con questa qui dovrete smanettare perché ci sono dei pulsanti tipo premete Z e patch down per tirare un cazzotto e quindi dovete fare questo per tirare un cazzotto. E non è proprio la cosa più comoda del mondo, ve lo posso assicurare, io ci ho giocato un paio di orette. E diciamo che è stata un'ora e mezzo sui server per trovarne uno decente, poi un paio di partite. Quindi ve lo sconsiglio completamente. Io dopo la prima partita, quella che ho registrato, l'ho disinstallato. Non gli ho dato altre chance perché è fatto veramente col culo. Se tu prendi un culo e cerchi di fare un gioco premendo la tastiera così, esce qualcosa di eccezionale rispetto ad Arcblade. Questo primo episodio di Coso mi aggiusto il culo qui. E si è concluso in due parole. Hashtag. Ecco, vedete qui l'hashtag. Come ho detto all'intro, commentate. Potete anche mettere mi piace o non mi piace per farmi sapere se questa versione di rubrica vi piace. E niente, ci vediamo nel prossimo episodio. E anche nella prossima rubrica che sto scrivendo, ho scritto un video un bel po' lungo, vedrete che robettina che c'ho per voi. Ciao a tutti, da Dex. E stop! Ciao ciao ciao.